Wed, Sophie Codegoni ricoverata in ospedale, bambina è tranquilla e serena. Problemi di salute per Sophie Codegoni. Nelle scorse ore la ragazza ha infatti fatto sapere ai suoi tantissimi fans di essere ricoverata in ospedale per degli accertamenti. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui si mostra sul letto d'ospedale, ha però rassicurato tutti sulla bambina che porta in grembo: abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì. Tranquilla e serena, ha riferito l'ex tronista di Uomini e Donne e Nuova Bonus di Avanti un Altro. Il compagno, Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP 6, è attualmente con lei per accompagnarla nel percorso di cure. Come immaginavo, c'è un rene, il destro, parecchio infiammato e dilatato, ha raccontato la Codegoni su Instagram. La ragazza ha aggiunto che i medici stanno eseguendo dei controlli resi però più complessi dalla posizione della bambina che recca in grembo, spaparanzata proprio sopra il rene, cosa che riduce in parte la visuale dei medici stessi. Dai primi accertamenti potrebbe comunque trattarsi di coliche o calcoli renali. Chi segue giornalmente l'ex Geffina ricorderà che già nei giorni scorsi la ragazza aveva lamentato dei dolori al fianco destro. Sophie Codegoni è incinta e condivide fin dall'inizio con i suoi followers le emozioni della dolce attesa. La donna in passato ha anche deciso di servirsi dell'ospitata a Verissimo per rivelare il sesso del bebè in arrivo, una femminuccia. Sempre su Instagram, la ragazza ha raccontato che ha deciso di andare a fondo alla questione dopo aver trascorso due notti insonni in preda a forti dolori che sono peggiorati e aumentati con il trascorrere del tempo. Nel video social non è mancato un siparietto con Alessandro Basciano, poco entusiasta di dover trascorrere la notte in ospedale con lei. Sophie, con ironia, gli ha detto che potevano dormire insieme perché nella stanza c'è il letto. La TV è anche la cena con il brodino ad attenderli. Intanto nell'aria c'è profumo di fiori d'arancio. I due, che sono sempre più innamorati, non hanno nascosto il loro desiderio di convolare presto a nozze. La romantica proposta è arrivata alcuni mesi fa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Alessandro, che è già padre di un bambino nato da una precedente relazione, si inginocchiò davanti ai flash dei fotografi e gli diede il prezioso anello di fidanzamento. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu meretate printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri. Uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...